Buonasera a tutti. La Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l'alta formazione interdisciplinare, e io oserei anche aggiungere per l'alta cultura interdisciplinare, ha il piacere quest'anno di presentare due lecture che si legano l'una con l'altra. Sono in relative a fede e ragione e presentata da Alberto Piazza nell'Accademia delle Scienze il lunedì 14 2018 alle 17:30, ragione e fede. Per la verità sono stato anche un po' rimproverato per aver proposto questo tema con questa indicazione dopo 20 anni, esattamente 20 anni, dalla pubblicazione dell'enciclica di Giovanni Paolo II, 1998, Fides et Ratio. Giovanni Paolo II, dichiarato poi santo dalla Chiesa Cattolica. Ed effettivamente le espressioni contenute in quella enciclica sono molto forti, incisive, non saprei e non so se decisive. Quando ha presentato la fede e la ragione come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Io devo dire che ci sentiamo tutti pellegrini in cammino verso la verità, e certo la contemplazione è un momento definitivo e non saprei quanto appartenga a questa realtà terrena e secolare e invece si proietta nel mistero e con il mistero al trascendente. So soltanto che come studioso e come ricercatore, come credo la maggior parte di voi che avete l'amabilità e la cortesia di essere presenti questa sera, il cammino verso la verità è costellato di interrogativi molteplici che attengono evidentemente alla ricerca scrupolosa, razionale, di ciò che si avverte, di ciò che si ipotizza, di ciò che si verifica, e anche la percezione di una realtà tutta misteriosa che sembra trascendere, stare dietro, stare oltre, stare sopra il conosciuto. Credo qui a absurdum da un lato e credo qui a cognitum per altro verso. E credo allora che questo ritornare su questo tema con due voci che, guardate bene, a mio giudizio non debbono andare in parallelo, ma in qualche misura debbono intersecarsi l'una con l'altra, il mistero della fede e la realtà evidente nella quale si può credere, e credere per quanto, in modo relativo o in una dimensione assoluta, del ricercatore e dello studioso, sono temi che mi paiono ancora di grande attualità e comunque vissuti nel quotidiano da chi si interroga e voglia ricercare. Su questo tema, fede e ragione, abbiamo una fortuna straordinaria di avere la voce, la interpretazione, l'approfondimento di Sua Eminenza Cardinal Gianfranco Ravasi. Lo conosciamo tutti quanti, e tuttavia rimango ancora colpito dalla densità e dalla ricchezza della sua dimensione vissuta, di vita, dalla sua esperienza. E credo anche che la molteplicità delle esperienze vissute come biblista, come teologo, come ebraista, ma soprattutto come uomo di straordinaria cultura e direi egualmente sacerdote di profonda spiritualità, mi pare siano straordinariamente
occasioni fortunate per ascoltare la sua voce. Gianfranco Ravasi è stato in precedenza, come uomo di cultura, riconosciuto dalla Diocesi di Milano e a livello non solo nazionale ma anche internazionale, prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana. E credo che dobbiamo all'amicizia con Marilisa Caligara e con il marito Franco Caligara, allora molto attenti, questa presenza di Sua Eminenza Ravasi questa sera, e che era nata e cresciuta attorno alla realtà dell'Ambrosiana. Ma è stato anche docente di esegesi dell'Antico Testamento nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, prima di essere nominato arcivescovo dal 2000 e quindi presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione di Archeologia e del Consiglio di Coordinamento tra tutte le Accademie Pontificie. Dal 2013 è stato elevato dal 2010 è stato elevato dal pontefice Ratzinger a cardinale, e direi che queste sono le dimensioni di vita sperimentata e di una pastorale tradotta in una dimensione atipica rispetto alla quotidianità di una pastorale largamente presente nella Chiesa di oggi. Vorrei ricordare che la bibliografia del Cardinale è estesa, sono circa 150 volumi, e come collabori, continua a collaborare con vivacità, con intelligenza e anche con un sapore, con un gusto che rende lieve la lettura dei suoi articoli all'Osservatore Romano, all'Avvenire e in particolare, lo cito perché ne sono un lettore goloso e curioso, il Domenicale del Sole 24 ore. Poi sappiamo che è membro di una ventina di accademie nazionali e internazionali, ha avuto parecchi riconoscimenti letterari, anche di onorificenze di stati e mi pare, last but not least, una quindicina di lauree honoris causa. Quindi noi gliela attribuiamo così in modo informale, proprio per ringraziarlo di cuore di questa sua presenza. Grazie, Eminenza. Innanzitutto vorrei anch'io ricambiare il saluto che mi è stato rivolto e il ringraziamento al professor Bertolino per questa sua introduzione così suggestiva, peraltro al di là del riferimento alla mia persona, cioè dell'aver inquadrato il discorso su questo tema molto complesso, su questo binomio così tante volte concepito in maniera antitetica, dialettica, ma soprattutto anche vorrei cogliere l'occasione, come è stato ricordato da lui, per rievocare una parte del mio passato, quello dell'essere stato per un certo periodo abbastanza ampio nel mondo della biblioteca, della pinacoteca, quindi in un orizzonte culturale molto particolare come era quello dell'Ambrosiana di Milano, dove appunto ho avuto l'occasione di incontrare Franco e Marilisa Caligara, che erano stati benefattori anche, direi, in un modo che vorrei proprio ricordare questa sera perché è suggestivo, non soltanto sostenendo le iniziative, ma hanno donato, per esempio, che era sul mercato, un codice molto significativo di letteratura italiana del 3-400, l'hanno acquisito loro sul mercato internazionale e l'hanno poi donato, e non è stato l'unico, ma questo era un documento molto importante che è stato unito perciò a questo grande fondo
codicologico che l'Ambrosiana possedeva. 30.000 codici sono significativi, manoscritti, quindi certo è che ora mi trovo in un orizzonte, anche indirettamente come responsabile, non direttamente, di un patrimonio ancora maggiore, perché come sapete la Biblioteca Apostolica Vaticana è la regina di tutte le biblioteche, perché ha qualcosa come 150.000 codici di ogni lingua, di ogni genere, di ogni epoca, e quindi costituisce come una sorta di grande eredità del passato, cristallizzata nell'interno dello splendore di queste pagine spesse volte miniate. Questa, direi, è un discorso sulla soglia che ho fatto per entrare ora nell'interno di questo tema che, come è stato ricordato giustamente dal professor Bertolino, è effettivamente un tema che ha almeno due volti, come sono due le parole. Io vorrei allora, tra le tante possibilità di trattare questo tema, in pratica l'umanità da secoli si interessa in modo diverso attorno a questo, chiamando magari con altri nomi le due realtà, ma si interessa da secoli attorno a questa realtà, ho pensato di ricorrere a qualche percorso soltanto, a non affrontare la questione dal punto di vista soltanto strettamente teorico, ma anche un po' operativo. E allora mi muoverò persino in maniera un po' didattica, didascalica, per non disperdermi nell'interno di un arcobaleno in uno spettro cromatico che va dal violetto al rosso, dall'infrarosso all'ultravioletto, cioè con una infinità di iridescenze da definire, ma sceglierò soltanto, dopo aver fatto una premessa lessicale sui termini, mi accontenterò di fare quattro punti cardinali. Quattro, come avviene nella Rosa dei Venti, sono quattro, però voi sapete che nell'interno sono possibili e passibili di percorso tanti altri itinerari. La premessa coi due termini definiti appunto da Giovanni Paolo II nell'incipit di quella enciclica, bine penne in latino, cioè le due ali per il volo nel grande orizzonte della verità, del mistero, dello spirito. Ecco, io vorrei fare questa premessa, la farei duplice. La prima, religione e fede sono due categorie, fede e ragione, sono due categorie che sono passibili anche di molti equivoci, fede e ragione. Anzi, cominciamo subito con la prima considerazione. Abbiamo una distinzione da fare che di solito per molti non esiste, è sinonimica, non è quindi una distinzione, tra religione e fede. Non sono del tutto categorie sovrapponibili. La religione è una categoria di tipo, se volete, persino estrinseco, è una sorta di coordinata di una cultura generale, ha delle manifestazioni che intrecciano anche le tradizioni popolari e le espressioni artistiche più alte, la riflessione. La religione è anche una sorta di atmosfera nella quale si è immersi, è un dato anche oggettivo. Pensate, le religioni, la storia delle religioni. La fede, invece, è una categoria squisitamente personale. È una categoria che nasce dalla soggettività della persona e dalle opzioni che compie. Ma naturalmente queste opzioni si manifestano poi nella religione. Ecco perché sono due categorie distinte tra di loro, ma che si intrecciano ininterrottamente. Ed è per questo motivo che è difficile equilibrare questo rapporto
tra fede e religione. La fede a un certo momento può diventare talmente forte, indipendente, da non volere nessuna verifica esterna, e quindi anche nessuna verifica della ragione, da trasformarsi in fondamentalismo, in letteralismo, in fideismo assoluto. Oppure dall'altra parte sconfina sempre di più nella religiosità vaga e può diventare semplicemente un sistema di credenze, di comportamenti estrinseci. Ecco perché è difficile già definire questa parola fede, questa realtà religione. Hume, il filosofo ben noto del Settecento, diceva senza esitazione che gli errori della filosofia sono sempre ridicoli, gli errori della religione e della fede sono sempre pericolosi. E questo è vero, ne siamo testimoni. Pensate che cosa vuol dire, per stare sempre a questi due estremi, che cosa vuol dire il fondamentalismo, dicevo, da una parte, o dall'altra parte il sincretismo, l'indifferenza religiosa, la superficialità. Questa era la prima premessa sulla parola fede. Ma fede e religione, noi usiamo ora fede perché è quella che dovrebbe essere più la radice che poi si esprime anche nella religiosità. La ragione, anche qui potete ben immaginare quanti equivoci si possono... quante forme diverse, quante definizioni diverse. Io vorrei però soltanto fare una considerazione per quanto riguarda la ragione, una considerazione che tra l'altro è sempre di più condivisa. La gnoseologia, la conoscenza umana, non è monodica. La conoscenza umana è simbolica. Questo è un dato di fatto che fa sì che da sola la ragione, nel senso intellettualistico che era stato concepito, poniamo, nel Settecento alto illuministico, quella concezione che ha il suo valore, sia insufficiente per definire la complessità del conoscere. E se volete... provate per esempio a mettere insieme un'esperienza come questa, l'esperienza razionale per cui conosci una persona, il secondo momento in cui questa persona ti affascina, ti innamori, in quel momento tu conosci quella persona con un altro canale di conoscenza. Anzi, si introduce subito un terzo canale. Il canale estetico, quel volto non è più soltanto il complesso biologico di cellule, fisiologico, ma è qualcosa di diverso ed è importante per te, affascinante. Ecco perché pensate come il greco, in maniera una lingua molto raffinata, se deve definire la vita... usa almeno due vocaboli per dire la parola vita che non sono del tutto sinonimi. Anzi, bios da una parte, e bios è la componente importante, rilevante, fisiologica, strutturale. Poi vedremo, avremo occasione anche di dire qualcosa su questo aspetto. E qui, in questo caso, subentra naturalmente la dimensione razionale, la scienza, la tecnica. Ma dall'altra parte anche c'è il vocabolo zoe. E zoe, anche se poi noi nelle lingue successive, neolatine, neogreche, ha acquistato un significato molto più generico, zoe era la qualità della vita, l'interiorità dell'esistere. Per cui voi capite bene che di per sé una persona disabile che ha un bios basso, oggettivamente, può invece avere una zoe che è una zoe felice, compiuta. Sono categorie diverse.
che esprimono qualità differenti della stessa realtà. Vedete che perciò non basta solo già per l'agnosi per conoscere. Facciamo un altro esempio sempre in questo ambito, per cui la mera razionalità, concetto di ragione, deve essere perciò molto allargato, deve diventare simbolico. Pensate, il greco sempre ci aiuta in questo. Noi stiamo ora, in questo momento, vivendo una esperienza che è in un grembo, il grembo del tempo, inesorabilmente. Abbiamo cominciato un quarto d'ora fa e adesso proseguiremo. Ora, il tempo è Cronos e il Cronos è una realtà, in questo caso razionale, che si calcola, che misurano gli orologi atomici di Stoccarda, per esempio. Ma c'è un'altra realtà che il greco chiama Kairos. Una noiosa ora di lezione accademica, spero che non sia questa, è cronologicamente identica all'ora che due innamorati passano insieme. Ma i due innamorati dopo un'ora dicono è come se fosse stato un istante. Eppure, vedete, il Cronos è identico, il Kairos totalmente differente. Per questa ragione io credo, vedete, che queste categorie sono categorie fluide che dobbiamo prendere in maniera molto più globale, molto con un orizzonte più mobile e più ricco. Questa lunga premessa ci permette ora di muoverci nell'interno di questi quattro punti cardinali che alla fine, vedrete, sono così importanti da esigere ognuno di questi punti cardinali, permetterebbero, non dico una conferenza, ma una serie di lezioni persino, ci permette però di non entrare in una maniera troppo schematica, che purtroppo è stata tante volte, è stato l'atteggiamento praticato o dai teologi, schematicamente arroccati sulla loro unica visibilità, la loro religione come unico orizzonte, oppure dall'altra parte l'orizzonte razionale solo come se fosse l'unico passibile di un giudizio di verità. Io comincio subito col primo, il più problematico: teologia e scienza. Dico teologia in questo caso perché si suppone la fede già che entra nell'interno di un'articolazione religiosa e per di più coerente. Ebbene, voi sapete che nell'interno della, se facciamo la storia di questo rapporto, abbiamo da un lato la prevaricazione di una sulle due. Pensiamo, il caso Galileo di solito si prende, ma che è più complesso di quanto sembri, però la teologia fermamente convinta di poter affermare anche asserti di tipo scientifico, basandosi con la sua strumentazione. Dall'altra parte, pensiamo Comte, il positivismo, per fare un esempio, quale diceva, senza nessun imbarazzo, che gli unici asserti veri sono quelli che sono dimostrabili fenomenologicamente. E quindi è evidente, solo tutto ciò che è sperimentale è l'unica verità possibile, contro quella gnoseologia che abbiamo cercato di descrivere prima in maniera polimorfa. Lì invece era molto monodica la conoscenza. Poi il fenomeno si è un po' più complicato, cioè il rapporto tra le due realtà si è un po' più complicato, per fortuna, anche se ci sono ancora alcuni teologi o religiosi, in questo caso più che teologi, o anche qualche scienziato che sono ancora su queste posizioni. È arrivato, per esempio, non sto facendo la storia dei rapporti, che è complicatissima, è ricchissima, è arrivato, per esempio, prendo un esempio, un filosofo della scienza americano, molto famoso, Stephen Gould, il quale era ebreo, agnostico, ateo e scienziato fondamentalmente,
il quale ha introdotto quello che viene convenzionalmente definito con un acronimo, NOMA, Non-Overlapping Magisteria, magisteri non sovrapponibili. E ha cominciato a dire, sulla base di quella riflessione che facevamo prima sulla gnoseologia, noi conosciamo con canali differenti e proprio per questa ragione dobbiamo far sì che si riconoscano le diversità degli approcci, purché gli statuti epistemologici dei singoli approcci siano corretti. Detto in altri termini, c'è un metodo scientifico da una parte, c'è un metodo teologico dall'altro, devono avere la loro grammatica, non quindi a caso una vaga, un vago misticismo o uno scientismo di scarsa consistenza. No, devono avere, ma tra di loro non sono conflittuali, appartengono a due binari completamente diversi, sono non overlapping, non sono sovrapponibili, sono indipendenti tra di loro. L'uno, quello della scienza, si interessa della scena dell'essere, l'altro si interessa del fondamento. Sono domande differenti. Quello dice come avviene questa realtà, l'altro dice perché, che senso ha. Voi vedete che sono domande diverse e sono entrambe necessarie e non dovrebbero essere conflittuali perché sono parallele, quindi se ne vanno ognuno e noi dovremmo, e questo è un passo in avanti significativo sia per la teologia sia per la scienza, credo, non da tutti riconosciuto. Io però sono convinto, e sempre di più, ed è anche uno degli impegni principali del mio lavoro attuale, è quello che sia possibile invece stabilire contaminazioni, stabilire dialoghi. Perché? Ma perché identico è l'oggetto. Entrambi guardiamo la stessa realtà, che sia l'essere o l'esistere, e identico è il soggetto, perché ci può essere lo scienziato che è innamorato e che considera le cose, o che è credente e che quindi ha un'altra lettura, si interroga anche lungo un'altra dimensione. Ed è per questo che allora sempre di più, beh, qui insegna chiaramente Einstein, è un esempio tipico, quando lui affermava che non avrebbe mai potuto, forse lo dice, lui amava molto i paradossi, quindi se qui gli scienziati che sono qui sanno come lui tante volte anche si esprimeva, perché aveva la ferma convinzione che la scienza, a differenza della tecnologia, la scienza è una visione umanistica, la tecnologia è semplicemente invece un'analisi meccanica dei fenomeni e della possibilità di esecuzione. Ebbene, lui diceva, se io non avessi avuto anche avessi ascoltato tanto i filosofi sulla categoria tempo e spazio, non sarei mai riuscito a formulare la teoria della relatività. In questo caso avveniva evidentemente una sorta di contaminazione, di incrocio. Ecco, io sono convinto che tutto questo, e io lo verifico, devo dire, dialogando molto nel campo della scienza, in tre ambiti che evoco soltanto e che sono oggetto però di una ricerca che stiamo facendo proprio dal punto di vista scientifico e dal punto di vista sempre tenendo conto della diversità dei metodi. Primo, pensate alla genetica. E il DNA, ecco, intervenire sul DNA di una persona è un'avventura veramente straordinaria. Pensate che cosa vuol dire anche dal punto di vista delle terapie, quali risultati straordinari può produrre. Però dall'altra parte, a furia di intervenire, non corriamo il rischio di avere, di andare oltre l'Homo sapiens sapiens, di avere il grande sogno di trasformarlo, il famoso mito del golem, nella tradizione ebraica? Io lo lascio. Vedete che le domande perciò
sono domande anche che cominciano ad affiorare, ma su un altro versante, ma sempre nell'interno dello stesso oggetto, la genetica. Secondo esempio, le scienze neurocognitive, le neuroscienze. Il nostro cervello è una realtà veramente straordinaria. Se, adesso un po' brutalmente già, dovessimo aprire la nostra scatola cranica in questo momento, dentro noi abbiamo 100 miliardi di neuroni, tante quante sono le stelle della Via Lattea. Le sinapsi che uniscono i nostri neuroni sono 1 milione di miliardi. Voi capite quale, non parliamo poi delle possibilità, quindi di congiunzione continua, nell'interno di una massa che è di insomma 120-170 grammi, no? Non molto di più, sono 180 grammi il cervello. Quindi voi capite che siamo di fronte a una realtà affascinante, grandiosa, già dal punto di vista meramente biologico. E allora evidentemente le neuroscienze sono forse ancora i primi passi, cominciano ad intervenire. E intervenire per riuscire a risolvere problemi delle rotture di equilibrio che ci sono nell'interno di questi sistemi così complessi. Però il desiderio è quello di andare oltre, di identificare semplicemente il cervello con la mente. Voi sapete che Platone li distingueva radicalmente. Aristotele invece diceva che, certo, sono diversi, però la mente ha bisogno del supporto materiale per potersi espletare, esplicitare. Poi sono arrivate anche le teorie più strane, pensate a quella di Eccles e di Popper, quando un filosofo e uno scienziato, che Nobel della medicina, Eccles, che hanno cominciato a introdurre persino l'esistenza dello psicone. È una cosa molto problematica, perché quell'idea di far dialogare alla fine diventava anche il rischio di confondere i piani e di non rispettare quei metodi propri. Però, cioè, trovare qualcosa che non fosse soltanto cervello, ma fosse già anche il punto di partenza della mente. Io non entro adesso in un discorso che, come vedete, si allarga sempre di più e può diventare impressionante, ma dico semplicemente questo, che noi, se interveniamo sempre di più, scienza, su questa realtà così straordinaria che è il nostro cervello, noi cominciamo a porre alcuni problemi. E la libertà? E la volontà, e l'etica, e la produzione estetica anche. Che cos'è? La religione stessa? Cioè, vedete che una visione puramente fisicalista del cervello, ridotto solo a questo, pone delle domande, tant'è vero che queste domande cominciano già ad emergere, perché pensiamo che cos'è la questione del cyborg, che è questo, per esempio, la sostituzione magari di parti con elementi che sono elementi meramente introdotti, oppure fare per esempio una sorta di diagramma completo del cervello trasferendolo su un computer. Operazioni che sono sempre, come vedete, estremamente delicate e che pongono delle domande che sono domande di un altro orizzonte. Terzo, pensate cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è preziosissima. Pensate quanta fatica inutile che viene ormai risparmiata dal robot. Pensiamo quali effetti può produrre nell'ambito della medicina.
ma dall'altra parte si comincia adesso ad introdurre la cosiddetta intelligenza artificiale forte, strong AI, quella che si vuole dotare di una certa autocoscienza. Cioè il meccanismo è tale che può decidere in proprio, optare tra percorsi diversi. Voi capite che siamo in presenza di un qualcosa che diventa, che sfugge quasi alle mani dell'uomo, che pure è stato pur sempre alla base, che ha dato dei diagrammi da seguire e che però a un certo momento queste macchine sono programmate per essere in proprio pronte a decidere. L'episodio è un episodio un po' banale, ma quello dell'agosto scorso di Menlo Park, nel quale due computer che erano stati programmati per dialogare tra di loro in maniera indipendente e autonoma, hanno cominciato a dialogare in un linguaggio che Facebook, era una sede di Facebook in California, Menlo Park, non erano i loro creatori, non erano più in grado di comprendere. Avevano cioè elaborato un linguaggio che loro però usavano. Ecco perciò che vedete siamo su orizzonti nei quali non è così semplice dire che la scienza razionale non deve andare avanti senza porsi nessuna domanda, e cioè senza ascoltare e far interferire anche l'altro orizzonte. Secondo esempio lo prendo invece dalla vita sociale, concreta. Metto da un lato la religione e dall'altra parte la politica, la società, la quale ha delle sue norme. Ebbene, noi sappiamo che in questo caso è facile cadere anche qui nei due eccessi. Sono due realtà che hanno totale indipendenza. Sono completamente separate. Ed ecco allora che c'è da un lato la tentazione di arrivare, quando il pendolo va decisamente da una parte, al secolarismo totale. Cioè una società e una politica anche la quale esclude qualsiasi componente religiosa, qualsiasi componente spirituale, che al massimo è personale oppure deve essere così vissuta nell'interno degli incensi di un tempio. E qui abbiamo naturalmente una concezione che è una concezione che diventa progressivamente, come vedete, meccanica della società, non deve porre dei grandi quesiti di tipo etico. Dall'altra parte la tentazione invece della teocrazia, è come è avvenuto spesso nella storia. Se adesso un po' domina di più il secolarismo, nella teocrazia era il tempio che si allargava sempre di più ad abbracciare la piazza. C'è Racine nella Thalie, il sacerdote, che è una tragedia biblica di Racine, questo grande drammaturgo francese, il grande sacerdote Yoyada dichiara: «Ce temple est mon pays, je n'en connais point d'autre». Questo tempio è anche la mia nazione, non ce ne sono altri, non ne conosco altri. Ecco la tendenza che il manto sacrale si allarghi e abbracci anche la politica e quindi imponga le sue norme. Ecco allora vedete com'è delicato questo rapporto e com'è stato folgorante su questo Cristo quando ha fatto questa dichiarazione e non è stata rispettata neppure dalla religione, non solo dalla politica. Rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio. Che è distinzione e non separazione, perché il soggetto, ancora una volta, è lo stesso, è la persona umana, che è al tempo stesso animale politico e animale religioso.
Ma la distinzione, il discrimen, è molto delicato da formulare, da determinare. Pensiamo che, dopo tutto, l'affermazione della secolarità, non del secolarismo, dovrebbe essere caratteristico, è la visione tipica del cristianesimo, che non è stata poi praticata, ma dovrebbe essere quella tipica del cristianesimo. Io spesso ricevo, per esempio, abbiamo ottimi rapporti con l'Iran, per esempio. Arrivano delegazioni e queste delegazioni formalmente portano il titolo sempre Repubblica Islamica dell'Iran. Ed è guidata sempre, quando è ufficiale, alta, da un ayatollah, che vuol dire da un vescovo. Ed è una delegazione culturale e politica. Ecco, questa è una concezione, anche quella, vedete, una concezione teocratica, per cui in un certo senso il codice di diritto canonico può diventare anche il codice di diritto civile e penale. Il cristianesimo invece di sua natura, e io credo che sia nello spirito di questa, è secolare, la secolarità sana. Cristo, non dimentichiamo mai, il fondatore della nostra religione, era un laico, non un prete. Voi vi stupite di questo? Ma guardate la lettera agli Ebrei. Dice, a proposito della tribù di Giuda non si dice nulla, Mosè non dice nulla riguardo al sacerdozio. Gesù, se fosse ancora oggi sulla terra, non sarebbe sacerdote. Secondo, infatti lui non è della tribù di Levi. Il sacerdozio là era solo della tribù di Levi. Quindi lui introduce questa importanza della distinzione, che però non è separatezza totale. Per cui evidentemente ognuno deve dare il suo contributo. Ci sono delle norme, delle leggi che sono proprie dell'economia e della politica e che sono autonome, e ci sono degli appelli che vengono lanciati dall'etica, dalla religione, che sono rilevanti e possono essere una spina nel fianco della politica, ma devono esserci. Terzo esempio. Prendiamo fede e filosofia, immaginando teologia e filosofia. I termini, ho detto, li teniamo un po' mobili. Pensiamo a una categoria. La categoria verità, categoria fondamentale. E anche qui si confrontano due concezioni. Da un lato c'era la concezione classica, che è anche quella fondamentale della teologia, ancora. La concezione classica è quella di Platone. Ricordate Platone, il Fedro, il mito della pianura. C'è questa immensa pianura verde, c'è il cocchio, che è il cocchio dell'anima, sul quale c'è un cavaliere, che è la persona, che ha due cavalli, perché lì c'è il problema dell'aspetto sensoriale, dell'aspetto razionale, che cammina, corre, questo cocchio, nella pianura della verità, scoprendo quindi sempre nuovi orizzonti. Vedete, in questa concezione la verità ci precede e ci eccede. Noi, il soggetto, è alla ricerca della verità e la fa propria, non esaurendola, perché di sua natura la teologia, poi la religiosità, la identificava con Dio, cioè faceva sì che la verità fosse eterna e infinita, avesse asserzioni eterne e infinite. E quindi come tali la limitazione della persona doveva ininterrottamente correre nella ricerca. Per questo che Platone mette in bocca come testamento ultimo al suo maestro Socrate, nell'Apologia di Socrate, questa sorta di, questa battuta che in greco tra l'altro è un po' difficile anche da rendere, perché è passibile forse di significati un po' diversi, però quello di base è: una vita senza ricerca non merita di essere vissuta.
La ricerca, in questo caso, vedete, è proprio la ricerca della verità, che è un dato. Adorno aveva nei suoi Minima Morali un'espressione molto suggestiva, diceva: la verità non la si ha, vi si è. Capite la differenza? Ha come se fosse un oggetto, tu una volta ce l'hai, la metti in tasca e lo possiedi. La verità invece, nella verità tu entri e ci sei, certo, la conosci, però vedi, ti supera, ti travalica, è come un mare. Ecco perché Agostino introduceva proprio le tre navigazioni con delle navi diverse nell'interno della verità. L'altra concezione, che apparentemente sembrerebbe essere più moderna, è quella invece che considera la verità come elaborazione propria di una concezione, la quale si accosta a concezioni che sono vicine e diverse. In pratica, per usare un'immagine di una filosofa americana, la verità è come la ragnatela che un ragno elabora. Ognuno la elabora da se stesso e costruisce una sua bella visione. Il ragno che è vicino a te ne elabora un'altra. Importante, ecco qui la concezione della modernità, è quella di non entrare in conflitto. Ognuno ha la sua e la coesistenza. Viene un colpo di vento e distrugge questa tua costruzione? Cioè tu ti convinci di un'altra opinione? Beh, tu ne rielabori un'altra. Ecco, vedete, questa è quella che si chiama un po' il soggettivismo della verità, che, capite, ha delle ridondanze anche problematiche, soprattutto come l'altra aveva delle ridondanze problematiche quando diventava dogmatismo, questa ha delle rilevanze, soprattutto nei nostri giorni, pensiamo, con la comunicazione, i nuovi mezzi di comunicazione sociale che abbiamo, le vie informatiche. Pensate che cosa vuol dire alla fine la produzione, che è diventata ormai l'espressione, è registrata ormai anche nel nuovo dizionario Oxford di lingua inglese, nel nuovo dizionario, post-verità. La post-verità, che viene usata dai politici in maniera impressionante, fake news si dice, false notizie. La moltiplicazione di questa visione che ti conviene o che ti pare anche, diventa oggettivamente vera. E questo è veramente un fenomeno che nasce dal fatto che non è necessario che abbia un appoggio, una consistenza, una roccia stabile sulla quale stare la notizia, la comunicazione che viene data. In pratica è anche il principio che era stato formulato in una maniera molto più nobile da Hobbes nel suo Leviathan. Quando lui, allora si scriveva in inglese, la lingua l'inglese di allora era il latino, ecco, si scriveva in latino, che era e auctoritas non veritas facit legem. Cioè l'autorità può decidere che oggi questa cosa, adesso ci sono le potenze informatiche, decidono che questa cosa è vera. Auctoritas facit legem, dice ciò che è l'oggetto, non la verità in sé. Ecco, il dominio dell'interpretazione sulla analisi del dato. Anche questo è un fenomeno, anche perché poi è affascinante affidarsi soltanto all'interpretazione. Quarto esempio, dopo aver visto quindi la scienza, la società, la politica, la filosofia, arriviamo
alla morale, morale è l'etica. Morale di solito si intende in senso religioso, etica in senso più razionale. E qui c'è un, vorrei soltanto segnalare due fenomeni tra i tanti possibili. Il primo è questo. Una delle domande che più spesso mi vengono rivolte è quella di riuscire a fare incontri, dialoghi, soprattutto in questa struttura che noi abbiamo organizzato, che questo è il cortile dei gentili, dialogo tra credenti e non credenti, dialogare sul concetto di natura umana. Vedete, anche qui è un parallelo un po' del concetto di verità di prima. Nella classicità e per secoli la natura umana era metafisicamente data. Agere seguitur esse. La ontologia precede la deontologia. E allora era facile elaborare il concetto di etica, il concetto di morale, perché esisteva una natura umana che era identificata, che poi avesse delle deviazioni, era un altro discorso, però si sapeva appunto qual era il suo perimetro. Poi c'è stato tendenzialmente un processo ulteriore, pensiamo a Kant, tanto per fare una figura, che era ancora però con una sua solidità. L'aveva spostato molto l'accento sul soggetto. Però vedete, la legge morale dentro di me era il principio che mi guidava nelle azioni, però vedete, era una legge morale che era dentro di me, però dalla oggettività della morale si era passati anche a riconoscere l'importanza del soggetto. Cioè l'oggettività era il cielo stellato sopra di me, la critica della ragion pratica, la finale, ma dall'altra parte però c'è questa anche dentro di me, questa legge morale. C'è un aspetto anche soggettivo che devo valorizzare. Ecco, questo aspetto soggettivo è talmente cresciuto che ha perso la dimensione che aveva ancora in Kant, il dovere, ed è diventato tendenzialmente, vedete, lo scolorimento di tutte le categorie morali, che sono molto fluide, molto inconsistenti. Tante volte passano da un ambito all'altro, non ci sono più frontiere tra bene e male, vero, falso, giusto, ingiusto. E questa, pensate che cosa vuol dire questo, adesso non si discute di meno, ma fino a un po' di tempo fa, ma ancora adesso, per ritorno in certi paesi, che prima era in paesi anglosassoni, adesso anche da noi, la teoria del gender, poniamo, è una specie di concezione della natura umana la più fluida e mobile possibile. Per cui, vedete, se una volta c'erano due caselle, maschio e femmina, adesso per esempio ci sono quelle carte che ti danno da comporre quando scendi in un paese, in Australia per esempio, c'è una dozzina di possibilità, poi cioè definirti anche in maniera molto diversa, non dico solo dal punto di vista sessuale, e questo è un aspetto che cambia profondamente, come vedete, la questione etica. Non c'è più indubbiamente una visione che ti permette di poter avere una base, ma sei piuttosto su sabbie mobili. È quello, Benedetto XVI lo chiamava relativismo, è quello che si può chiamare più genericamente il soggettivismo anche in questo ambito, nell'ambito morale. L'altra nota che io volevo fare a questo proposito di etica e di morale, per cui c'è bisogno che da una parte ci sia la religione che ti ponga, o comunque degli ideali culturali,
e dall'altra parte c'è bisogno anche necessariamente di una tecnica, è quello che io formulerei con una battuta di un grande filosofo, a mio avviso, del secolo scorso, che è Paul Ricoeur, francese, credente lui era. Lui ha formulato questa dichiarazione: viviamo in un'epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'anoressia dei fini, l'atrofia dei fini. Cioè viviamo in un tempo in cui tu hai tanti mezzi che possono essere di per sé strumenti etici, ma non hai una visione morale globale. Pensate che cosa vuol dire, per esempio, il rapporto, che per molti è anch'esso sinonimico ed è falso, tra economia e finanza. Non sono realtà identiche. L'economia, come dice il termine, nomos dell'oikos del mondo, della casa del mondo, è, lo dice proprio l'inizio di Etica ed Economia di Amartya Sen, premio Nobel indiano dell'economia, è una scienza squisitamente umanistica che deve usare anche della filosofia morale, nonostante che gli economisti temono questa realtà che è la filosofia morale. Vedete che la finanza, che invece è diventata il fine, non più lo strumento, certo l'economia ha bisogno della finanza come strumento, è diventato il fine, vedete che cosa ha creato, perché alla fine diventa tendenzialmente una realtà che non ha più in sé, ha un meccanismo molto preciso, ma non ha più in sé dimensioni di tipo morale, quindi umanistico. E vedete, ferisce, distrugge dei popoli. Oppure diventa persino, pensate, diventa virtuale, perché voi sapete bene che buona parte della ricchezza che c'è nel mondo non è reale, ma virtuale. Tant'è vero che ininterrottamente oscilla, non è basata per esempio sul lavoro, ma è basata su questi meccanismi particolari. Ecco, la non mantenere l'equilibrio, pulimia dei mezzi, e farli diventare fini e dimenticare invece il vero fine. Un altro esempio è il rapporto scienza-tecnica, che dicevo prima. Un altro esempio ancora, se volete, la prevalenza del virtuale, che è un mezzo di comunicazione straordinario, sul reale. Oppure pensate, se vogliamo stare all'esperienza umana, la prevalenza della sessualità rispetto all'amore. Noi sappiamo che la creatura umana è potenzialmente dotata di tre anelli diversi in questo orizzonte. Ha l'anello sessuale, che è fondamentale, è il mezzo riproduttivo, si dice anche, è una realtà di base, istintuale, meccanica anch'essa per certi aspetti, condivisa con gli animali, condivisa un po' con le creature viventi. È una realtà importante questa, contro la tentazione di un moralismo, che quasi c'è nel Medioevo, c'era una battuta un po' maschilista, ma significativa, suggestiva, in latino. Appetitus an mulierem est bonum donum Dei. E quindi l'istinto sessuale è un bel dono divino. Però voi sapete che la creatura umana, e qui ecco, vedete, cominciamo già a transitare verso un altro orizzonte, è capace di eros, cioè è capace di scoprire la bellezza dell'altro, di scoprire, di vivere il sentimento, di vivere la tenerezza, di vivere la passione, di vivere il desiderio. Pensate che cos'è il desiderio? Il desiderio non è l'istinto,
molto di più. Tant'è vero che proprio è lì la confusione tante volte, neanche nei giovani. La parola desiderio, dopo tutto, deriva desideribus, dalle stelle, qualcosa che ci connette alla trascendenza. Ebbene, anche questo è una realtà, però vedete, c'è un altro anello possibile nella creatura umana, ed è nella persona, ed è l'amore. L'amore è di sua natura donazione totale reciproca, per cui paradossalmente tu superi, hai la capacità di superare quel principio fondamentale che è codificato dalla morale anche, ma qui diventa una morale ancora più alta, dall'etica normale, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi devi amare te stesso per poter amare l'altro. Ma l'amore è capace anche di più. È capace, una volta che ha raggiunto la reciprocità totale, per cui i due sono una carne sola, ricordate la dichiarazione della Genesi, in quel momento, voi vedete, la madre e il figlio che stanno, corrono il rischio di morire annegati. La madre tendenzialmente salva il figlio, se è madre veramente, prima di salvare se stessa, viola quell'altro nome. E lì è un livello superiore, e quello è un fine ulteriore e grandioso. Come si fa a spiegare oggi tutto questo, questa gradazione nell'interno di una esperienza che invece si vuole fissare solo su ciò che è concreto, immediato, verificabile, sperimentabile, solo sulla sessualità, solo sui contatti delle pelli? Ecco perché tante volte, appunto, le relazioni sono relazioni che si scardinano subito, perché non conoscono tutta questa gamma di potenzialità. E vedete che allora la morale e l'etica sono realtà, se volete, prendiamo l'etica nel senso essenziale, minimo, indispensabile, però è necessario che la grande cultura, io dico non solo le religioni, ma nel senso nobile del termine, propongono anche qualcosa di oltre e di più, qualcosa di solido e fondato e decisivo, la natura, ma anche qualcosa che sia oltre e grandioso e totale nella donazione. Ecco, io a questo punto concludo, ho fatto tutta una serie di esempi molto semplificati ed espressi anche in maniera alla fine banale su realtà che sono invece tutte da declinare in maniera complessa, per ricordare cioè che alla fine è necessario sempre aver presente che noi siamo animali simbolici. Per cui trattare fede e ragione non può essere mai trattato solo sul versante fede, solo sul versante ragione, solo sul versante trascendente, solo sul versante immanente, solo sul versante progettuale, solo sul versante sperimentale. È necessario la definizione vera, l'uminizzazione, secondo gli antropologi culturali. Per lungo tempo, come sapete, si è giocato molto sulla misurazione della scatola cranica. E lì allora si vedeva il trapasso nell'evoluzione, si trovava una sorta di anello per riuscire a passare dal primate all'Homo sapiens, comunque lo si debba definire in quale momento, una cosa estremamente complessa e variegata. Adesso tendenzialmente domina questa idea che non si può con precisione definirlo, perché avviene quando questa creatura, questo primate se volete, comincia ad avere un'attività simbolica, cioè fa qualcosa che è oltre la logica immediata, fa l'arte. Io ve lo rappresento con una bella immagine usata da un giapponese.
Okakura, nel suo libro inizio del secolo scorso, la 1907 credo, La cerimonia del tè, lui dice: quando è diventato veramente uomo l'uomo? Lo dice quando per la prima volta prese un po' di erbe e di fiori e anziché mangiarli fece una corolla, una collana, e la dette alla sua donna. Cioè fece un atto inutile. Io domani devo parlare all'Albertina sulla fede, bellezza e arte. E sicuramente, se mi verrà in mente, citerò Henry Miller. Henry Miller è al di fuori di ogni sospetto, perché era una figura, come sapete, anticristiana, quello del Tropico del Cancro, del Tropico del Capricorno. Però lui ha scritto in un piccolo saggio suo, minore, che è intitolato La sapienza del cuore, Heart's Wisdom, ha scritto questa frase: l'arte, come la religione, non servono a nulla, tranne che a mostrare il senso della vita. E non è poco, eh? Ecco, vedete, io dico, penso che sì, è guai però non avere anche tutto il resto, quello che serve. Ecco perché è necessario avere il mezzo, la tecnica, la finanza, eccetera, la ragione nella forma anche più semplificata, ma la ragione di sua natura tende sempre di più ad avere una pienezza, che non è solo quella della fede, fede intendiamo nel senso più ampio, è quello anche, per esempio, dell'arte, dell'amore, del linguaggio d'amore. E allora, le ultime parole che io lascio a voi sono quelle di, non voglio più entrare nel mondo cristiano, come ho fatto anche, vedete, anche sconfinando, e entro nel mondo indiano, e vi propongo proprio una riflessione affidata a un settenario. Cercate di seguire queste... è un settenario binario, fatto con binomi, binomi antitetici, o meglio, da unire nella simbolicità. La simbolicità unisce gli estremi. Il dialogo è proprio questo, unire due logoi. E Gandhi. Gandhi ha scritto questo settenario, che è un po' anche un esame di coscienza, se si vuole, che dobbiamo fare per la nostra civiltà e che dobbiamo fare anche per noi stessi. Io ve lo leggo così com'è. Provate a vederlo mentre passano queste sette scansioni. L'uomo si distrugge con la politica senza principi. L'uomo si distrugge con la ricchezza senza lavoro. L'uomo si distrugge con l'intelligenza senza la sapienza. Non sono sinonimi. Intelligenza erano anche gli scienziati di Hitler, o quelli che costruiscono la bomba atomica. La sapienza, come dice il termine latino, sapere, è avere sapore, gusto, avere capacità simbolica, in cui conosci, ma anche. L'uomo si distrugge, quarto, con gli affari senza morale, economia senza morale. Quinto, l'uomo si distrugge con la scienza senza umanità. Sesto, l'uomo si distrugge con la religione senza la fede. E settimo, l'uomo si distrugge con un vago amore senza il sacrificio e la donazione di sé. Ecco, sette percorsi che naturalmente ricordano che fede, ragione, scienza, tutto quello che si vuole, devono camminare insieme sulla strada della ricerca dell'essere e dell'esistere e la ricerca della nostra, di un senso
per la nostra esistenza. Grazie. L'intensità dell'applauso dice della verità della partecipazione di tutto il pubblico a questa splendida lezione. Confesso che inizialmente pensavo che ci fosse da parte di Sua Eminenza un ragionamento tra teorico e forse astratto su ciò che può essere la fede e che cosa sia nel concreto la ragione. E invece ci ha offerto, mi pare in modo ammirevole, una tale profondità, una tale estensione di strumentario cui l'uomo può attingere le diverse dimensioni della scienza, della filosofia, della cultura umana, e che mi pare possano costituire un interrogativo importante, direi pregnante, nel senso che ci prende, che ci costringe a riflettere, perché la posizione di questo animale simbolico mi sembra racchiudere in un mistero razionale e nella razionalità misterioso il tutto di noi stessi, della vita e del mondo, per come lo vediamo e per come lo speriamo. Credo che sia una lezione che propone un interrogativo forte, decisivo, all'interno, muovendo da una, come dire, da una sensibilità e da una conoscenza senza limiti. Mi lasci dire, Eminenza, rimango sorpreso delle dimensioni di conoscenza e di sapere che lei ha, ma ci pone questo interrogativo decisivo al quale siamo chiamati continuamente a dare una risposta, senza presunzioni di possederla in modo definitivo. Grazie di questa conversazione, mi sembra siamo passati da una fede a ragione astratta a una dimensione molto concreta del nostro essere e quindi anche del nostro agire. Grazie. 10 minuti, lo desidero. Abbiamo un anticipo di una decina di minuti rispetto al termine che ci è stato più che proposto, imposto. E quindi chiederei se qualcuno desidera interloquire con Sua Eminenza. La dottoressa Torretta porge il microfono. Prego, ho visto il professor Firrao. Lei ci ha illustrato che c'è uno sviluppo della ragione e anche uno sviluppo della fede a formare due linee che non sempre sono parallele, spesso sono divergenti, spesso sono convergenti al punto da finire nel fideismo, nel razionalismo completo, nell'ateismo, nel razionalismo ateo. Nel cristiano noi le dobbiamo mantenere, almeno la mia idea è che si debbano mantenere parallele. Come le rotaie di una strada ferrata, che non possono essere indipendenti, ma devono essere costantemente collegate
dalle traversine per dare una solidità al sistema. Ora, queste traversine sono frutto dello sviluppo della ragione dovuto all'ambiente, allo studio, alla cultura, a tanti fattori umani. Dal punto di vista della fede, il cristiano pensa alla rivelazione. Qual è l'intervento del divino? Ecco, professore, prima di tutto vorrei fare una piccola nota prima di rispondere a lei, dicendo il professor Bertolino in apertura adesso del suo intervento ha evocato proprio un percorso più facile, effettivamente, che avrei voluto fare. Più facile, anche forse più, forse soddisfacente anche per voi, cioè cercare di delineare che cos'è la categoria fede con un'articolazione molto più, direi, accurata dal punto di vista metodologico, epistemologico, e dall'altra parte la ragione, in modo tale da vedere come fossero possibili i ponti da costruire tra o anche le divergenze tra loro. Io ho preferito invece muovermi, come vedete, nell'esemplificazione concreta per mostrare come fede e ragione, questo tema, è a mio avviso non un tema teorico, ma è un tema culturalmente radicale, fondamentale. Comunque poi si definisca fede e ragione. Adesso, ecco, arriviamo alla sua domanda, e la sua domanda evidentemente è, al di là della premessa che lei ha fatto, che condivido pienamente, e lei ha introdotto però giustamente, e io lo dicevo, la concezione dei magisteri non sovrapponibili sono proprio le due rotaie, riconosciute da uno scienziato ateo, era già una cosa importante perché riconosceva dignità anche all'altra rotaia e per di più affermava che non necessariamente sono conflittuali, però lui si fermava lì e diceva: io ho la mia rotaia che è quella sicura e vado sulla mia, e l'altro, vabbè, se un altro sceglie quella rotaia, però la riconosco, anche perché, e poi farò un piccolo esempio finale al riguardo suggestivo che mi ha raccontato un professore di Harvard. Lei ha introdotto il tema delle traverse, che a mio avviso è fondamentale. C'è uno dei premi Templeton, uno scienziato polacco, filosofo della scienza in verità, che ha, si chiama Michał Heller, che ha proprio studiato questo problema, dicendo che certamente tra le due rotaie dobbiamo mettere delle traverse che sono razionali. È il contributo che dà la scienza, è evidente, con le sue leggi, le sue analisi, ma è il contributo anche che dà l'arte, che dà la poesia, che dà la religione attraverso i suoi asserti documentati, che hanno in sé un loro fondamento. Ma a questo punto, diceva, tutte le religioni introducono anche la possibilità di una traversa che sia trascendente. Cioè una che non è elaborata dal meccanismo quasi a sillogismo interno a noi, ma che, lasciamo stare le scritture, possiamo mettere anche altre, però sono parole, sono verità, il concetto di verità anche prima, esterne, trascendenti, e sono preziose per costruire il viaggio del carro sulle due rotaie. Tant'è vero che bisogna dire, bene o male, pensate,
tutta la grande civiltà occidentale ha costruito la sua espressione più alta usando una traversa che era squisitamente trascendente, la Bibbia. Io domani, ecco, dovrò sicuramente intervenire su questo. La storia del... Se uno adesso va in una pinacoteca europea, o anche in un altro paese, e non conosce nulla della Bibbia, non riesce a capire il 70% delle opere esposte. Perché Nietzsche, che non aveva nessuna simpatia per il cristianesimo, tant'è vero che scrive anche l'Anticristo persino, e in una sua opera minore, l'Aurora, nei materiali preparatori, scrive: tra ciò che noi proviamo alla lettura di Pindaro o di Petrarca e ciò che noi proviamo alla lettura dei Salmi, della Bibbia, c'è la stessa differenza tra la terra straniera e la patria. Lui è vero protestante, cioè la Bibbia era nell'orecchio, era la conchiglia dell'orecchio, era piena dell'eco di questa parola trascendente che ha creato dei capolavori. Ma andiamo anche un po' avanti, non solo per quanto riguarda l'estetica. Pensate che cosa sono i 10 comandamenti. Certo, si può dire che fanno parte anche della legge naturale, però non si esauriscono lì. Hanno qualcosa che è oltre. Kieslowski, grande regista polacco, che ha scritto, che ha fatto, poi dopo, il famoso i 10 comandamenti, il decalogo, in 10 film, ciascuno di un'ora, ambientandoli nel presente. Kieslowski diceva, lui che era agnostico, loro sono lì, infissi nel cielo della nostra vita. Noi sono lì da 4.000 anni, diceva lui, di meno in realtà, se stiamo a Mosè. Sono infissi nel cielo, noi li violiamo ogni giorno, ma sono sempre lì, come monito. Il non uccidere sarà anche naturale, ma adesso cambiamo il concetto di natura, e sempre però ha avuto la sua forza perché aveva, era inciso lì, in lapide, nelle lapidi. Ecco perché allora il discorso sulla rivelazione è un discorso che non è semplicemente dire, perché dobbiamo salvare anche la religione che ha un aspetto trascendente. Questo aspetto trascendente ha un valore, ha un significato per far sì che l'esistenza umana, anche quando va contro l'interesse spontaneo del soggetto. E allora concludo con, sempre per prendere un altro esempio, non dalla, un altro tipo di trascendenza, che è la trascendenza dell'amore. Io penso che l'amore sia forse la categoria fondamentale per riuscire a dimostrare che esiste la trascendenza. È l'unica via. Pascal, è un'opera però, c'è una nota apocrifa di Pascal, quindi non si sapeva, a Pascal sono state attribuite tante cose, diceva: se esiste l'amore esiste Dio, perché non è una cosa che possiamo elaborare da noi soli. È quello che Cristo dice l'ultima sera della sua vita terrena, è quell'esempio che vi ho fatto. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. Ebbene, questo professore di Harvard insegna anche lui filosofia della scienza e mi diceva: io ho un corso preliminare, perché poi dopo entrano nelle varie ramificazioni della scienza, e gli studenti arrivano con una passione straordinaria, perché sono fermamente convinti che noi scienziati, gli scienziati, abbiano le vere risposte. Tutte le cose che dicono gli altri sono sempre un po' fumose, appartengono al mondo. Difatti c'è, in realtà, io ho detto che la scienza non è così rassicurante, è la tecnica, casomai.
Ebbene, lui dice, io racconto sempre una parabola che ha un valore molto relativo e che va bene per un pubblico come quello un po' così americano che ama i colori accesi. Lui dice, immagino uno scienziato, è un po' un esempio che avevo già fatto balenare nel discorso precedente, uno scienziato il quale lavora sull'epidermide, derma, epidermide, è nel suo laboratorio, fa la sua ricerca, un pomeriggio intero con i suoi strumenti, la strumentazione sua sempre più sofisticata, microscopi elettronici, eccetera. Poi dopo chiude e deve partecipare a una cena o un ricevimento. E va a questo evento mondano e gli succede quello che succede a qualcheduno, anche di voi, dice, anche di voi posso dire, che le strade si incrociano, incrocia una donna e questa donna rimane folgorato, rimane innamorato subito, a prima vista, qualcosa. Ecco, questo scienziato, quando guarda quel volto, lo guarda come se fosse composto, con lo sguardo biologico, composto da cellule, eccetera, dietro c'è il derma e così via, o lo guarda in un'altra maniera, lo guarda anche così perché quello non perde la sua capacità, ma lo guarda in un'altra maniera al punto tale che quel volto, oggettivamente modesto forse, per lui è mirabile. Per la persona che gli sta accanto, quella donna ha un volto che tutto sommato può essere persino sghembo, non attrae. E quale delle due conoscenze è più importante? Sono importanti tutte e due. Se questa donna si ammalasse di una malattia grave della pelle, beh, per lui sarebbe un dramma e userebbe la sua strumentazione. E quindi questa strumentazione è preziosa. Ma immaginiamo che questa donna, dopo che hai cominciato a vivere insieme un'esperienza, ti tradisca o ti abbandoni. Per te questa esperienza è marginale, secondaria, tanto non è sperimentale, non è documentale, è affidata a questa dimensione interiore ed estetica. No, ma ti fa forse ancora più disperato che non se fosse malata fisicamente. Ecco perché contemporaneamente la stessa persona cammina sulle due rotaie e ha bisogno di camminare così per essere veramente uomo o donna e felice. Grazie Eminenza, non c'è più tempo per un'altra domanda, anche perché credo salveremo così la pazienza del Cardinale, perché sarebbe un'altra splendida, peraltro, lecture. Io credo di aver capito che alla fine di questo discorso 1+1=1. E tutto sommato con questa regola matematica che in qualche misura compromette un po' le mie dimensioni residue scientifiche, darei la buonasera a tutti quanti con un rinnovato ringraziamento, ma davvero molto cordiale e molto sentito, a Sua Eminenza per questa presenza così bella e così incisiva per ciascuno di noi. Buona serata. Grazie.